spear fishing in, no, in Alaska ce ne stanno tanti. In Siberia, e vedi che c'è il nostro carissimo amico Putin che va a fare la pesca subacquea d'inverno dentro ai fiumi della Siberia. Prima di continuare con il video, volevo invitarti a iscriverti, poiché la gran parte di voi che segue questi video non è iscritta. Iscrivervi è un'incredibile forma di supporto per le attività che svolgiamo all'interno del canale YouTube. Non so se sai, peraltro, da poco abbiamo realizzato un brand di pesca subacquea che si chiama MSA Controcorrente. Un brand che gira attorno a noi, pescatori subacquei. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare la stragrande maggioranza delle nostre forze sull'assistenza ai clienti e sul supporto a voi pescatori. Motivo per il quale abbiamo creato una community privata di nome MSA Controcorrente Community su WhatsApp, dove potrai trovare supporto tecnico a 360 gradi, compagni di pesca e location in tutta Italia. Per accedere basta scriverci. Trovi tutti i link nel box informazioni. Massimo, introduciti a chi non ti conosce, perché questa conversazione, questa serie è seguita anche da persone che non fanno pesca in apnea, quindi dimmi chi sei. Ma io sono uno che mo sono un vecchietto, diciamo così, ma da giovane mi appassionava la pesca subacquea, e quindi ho avuto la fortuna di vivere, di nascere a Napoli in un ambiente di pionieri della subacquea, e così piano piano sono andato avanti, fino a poi ho fatto qualche gara e ne ho vinte alcune importanti e sono diventato famoso. Ho lavorato con un'azienda per tanti anni e poi dopo tanti anni ho deciso di fare un altro lavoro, che era il pescatore di corallo, e fino a 4-5 anni fa mi immergevo per pescare corallo. Questo è tutto. Wow! Allora, c'è stato un momento in cui hai realizzato che il corallo avesse un valore e che si poteva fare business con questo e campare la famiglia a tutti gli effetti. Come ci sei arrivato a diventare uno che va a prendere il corallo? Come funziona? Beh, diciamo che noi napoletani, proprio nell'ambiente di Mergellina in cui io sono vissuto, andavo sempre sotto all'acqua, senza maschere, andavo a raccogliere i frutti di mare, le vongole, i tartufi, queste cose qui, ma facevamo sempre senza maschere. Poi un giorno mio padre mi regalò una mascherina che era sempre del papà di Claudio Ripa, fatto con una sezione di cameretari. Ho cominciato a provare questa mascherina, a metterla, quindi cominciare a vedere sotto all'acqua. Poi naturalmente mi sono fatto più grandicello, ho comprato subito una maschera normale, che allora c'erano queste aziende c'era la Cressi che faceva una maschera molto bella per tutti quanti, che è la famosa Pinocchio, e quindi con quella si è aperto un mondo nuovo. Ma dimmi, Massimo, sono curioso del fatto, suppongo, hai fatto il pescatore subacqueo professionista, hai vissuto di pesca anche in una fase della tua vita? O... Beh, sì, io ho fatto alcuni lavori subacquei, uno l'acquedotto di Capri e un altro ho impiantato il nuovo acquedotto di Ischia. Quelli sono gli unici lavori che ho fatto, diciamo, su Bago. Però io a prendere corallo erano in Sardegna, lo prendevano spiaggiato sulle spiagge, quelli che venivano dall'Egitto, diciamo così. E poi dopo lo trovavano spiaggiato, così lo prendevano spiaggiato. Poi i romani hanno cominciato a pescarlo, prima lo pescavano con trovandolo anche loro sulle spiagge, perché il corallo cresceva anche a bassissima profondità. E poi dopo hanno cominciato a sommozzare i romani con dei subacquei in apnea, naturalmente, che erano chiamati urinatores, e lo pescavano così. Poi il corallo si è sempre più affondato perché cominciava a scomparire dai bassi fondali, e quindi anche i romani poi dopo hanno cominciato ad operare delle reti che buttavano in acqua e farli impegnare. Però fino al 1600-1500 devi sapere che il corallo veniva pescato in apnea ancora. C'era a Trapani, c'erano dei pescatori subacquei in apnea che pescavano il corallo, ed anche in Toscana. Quindi poi dopo di allora praticamente il corallo è scomparso dai bassi fondali, non si sa per quale motivo, probabilmente per motivi di temperatura del mare e cose varie.
e si è cominciato a pescare con le reti, quindi i più bravi pescatori con gli incegni, questi famosi incegni, la croce di Sant'Andrea, i più bravi pescatori erano quelli di Torre del Greco, dell'ambiente okay. napoletano. Fino a che è successo nell'ultima guerra, subito dopo l'ultima guerra, c'era un palombaro a Procida, pescava un po' di corallo sui 40 metri di profondità, ogni tanto andava perché c'era un compratore di Torre del Greco e gli chiedeva il corallo. Ed un giorno è capitato Claudio Ripa, che conosceva questo palombaro, si chiamava Malacarne, è capitato Claudio Ripa che Malacarne aveva bisogno, era andato lì a Procida per pescare, Malacarne aveva bisogno di uno che girasse la pompa perché non aveva abbastanza marinai a bordo e chiese a Claudio se voleva andare con lui. Claudio accettò e vide questo palombare portare questo corallo, quindi da allora lì si è appassionato, ne ha parlato con i suoi amici Ennio Falco, Alberto Novelli, hanno cominciato a prendere corallo con le bombole. E da allora è nata, diciamo, la pesca del corallo con i sommozzatori, ma più, okay. come ti dicevo, già nel 1400-1500 lo pescavano già degli uomini in apnea, sia a Trapani che in Toscana. Ok, allora, ora sul discorso corallo ci torniamo perché ho molte domande anche dal punto di vista, sai, di tutta la filiera. La domanda di come ti sei avvicinato al mare, dico... Come mi sono avvicinato al mare? È stata una cosa semplicissima per me, naturale, perché okay. mia nonna aveva uno stabilimento balneare a Mergellina. Eravamo allora in tre, io, mio fratello e mia sorella, subito nel dopoguerra, cioè, ma lei ce l'aveva già dal 1923 questo stabilimento balneare. Nel dopoguerra gli era rimasta una baracca dove faceva, affittava un pochettino, diciamo, i costumi, queste cose qua. A Napoli era okay. chiamato Lido Mappatella, perché a me piaceva il mare, quindi la mattina per alleggerire mia madre lei andava a aprire lo stabilimento balneare presto, prendevamo il tram numero 6, andavo con lei e io stavo sempre in riva al mare a giocare con i pesciolini, i granchietti, queste cose qui. Da lì è nata la passione per il mare. E poi un giorno di fuori alla scogliera di Mergellina mi appassionavo sempre a vedere un personaggio, un signore, che con delle pinne particolari fatte da lui, una mascherina fatta con una sezione di camera d'aria ed un fucile molto lungo che aveva sotto il braccio, faceva la pesca subacquea davanti alla scogliera di Mergellina. Ed era il papà di Claudio Ripa. Quando veniva il papà di Claudio Ripa a pescare, stavo sempre lì a guardare dalla scogliera e lì è nata la passione. Quando hai messo la testa per la prima volta sott'acqua, cos'è stata la cosa che ti ha rapito di più? La prima mascherina io ho lavorato tanti anni per un'azienda importante con la quale avevo un accordo, un contratto importante, perché io avevo delle idee, progettavo dei prodotti, questi prodotti venivano commercializzati col mio nome, la famosa linea Scarpati, e prendevo una royalty del 3% sulle vendite. E questa okay. cosa è andata avanti per più di 20 anni, 25 anni. E okay. lì praticamente, okay. per esempio, le pinne lunghe sono state io a farle per la Mares la prima volta. E sono okay. state le famose Concord. Fantastico, mamma mia. E poi dopo di allora praticamente oggi si adoperano solo pinne lunghe, ma la prima pinna sì. lunga l'ho fatta io per la Mares. Guarda, questo è incredibile, cioè qua stiamo parlando ora, praticamente degli albori, dell'inizio. Qualche cosa tu lo trovi scritto nei miei libri che ho pubblicato, che ho venduto, che ho scritto, non so, sia il tempo, due libri, il tempo di un'apnea, che parla della okay. mia vita legata all'apnea, e poi il tempo del corallo, che è legato a tutta quella parte della mia vita che ho pescato corallo. Ho letto qualche breve cenno nel preambolo del tempo di un corallo, di un momento in cui ti sei spostato in Algeria per poi addirittura sì. fuggire da degli attacchi terroristici. Che cosa è successo? Sì, infatti lì in Algeria parliamo intorno, diciamo, 1998 fino al 2005-2006, che sono stato okay. in Algeria a pescare corallo. Okay. E lì praticamente ho iniziato veramente l'attività professionale per il corallo, perché anche se lo facevo già a Napoli, un po' a Ischia, un po' a Procida, alla Campanella, poi sono andato in Algeria e sono stato 8 anni a pescare corallo. Come si trova il corallo?
Sto parlando di segreti del mestiere, però no, così, giusto qualche cenno. C'è una storia del corallo, dove esiste una storia del corallo, che è stato praticato il corallo dai torresi. Devi sapere una cosa, che nel 1600-1700, da Torre del Greco, ogni anno partivano 400-500 barchette che andavano a pescare in tutto il Mediterraneo. Alcune andavano in Nord Africa, alcune andavano, diciamo, in Sardegna, in Corsica. E queste barche, naturalmente, le tradizioni familiari si sono diciamo, tramandate tra i figli, i nipoti, i nonni, diciamo così. E esistono delle storie del corallo, per cui noi, per esempio, sull'Egitto non esiste, ci saranno andati i torresi, però non hanno mai trovato corallo, non esiste una storia. Le storie importanti sono la Tunisia, l'Algeria, il Marocco, la Spagna, quindi, l'Italia, la Sardegna. Quando tu parli di storia, stai parlando proprio di storia in sé, nel senso sui libri, tracce di storia di pescatori che andavano a trovare, e tu vai quasi sulla scena. Sì, io personalmente, come ho cominciato a cercare corallo, devi sapere una cosa, che quelli di Torre del Greco, quando pescavano il corallo, allora il corallo veniva già in mare, già appena pescata, aveva una prima trasformazione, cioè veniva eliminato il cenosarco, la pelle esterna. Per eliminare questo cenosarco e venderlo pulito proprio, il corallo, i torresi avevano un sistema, lo chiudevano in dei sacchi di juta, poi lo mettevano in riva a mare, sulle spiagge, le onde venendo, diciamo, lo pulivano internamente, naturalmente tutte le punte del corallo uscivano fuori. Quello è il motivo per cui tu vai in alcune zone, vai a vedere sulla riva del mare e trovi delle piccole punte di corallo. Non è il mare che lo ha portato là, erano i torresi che erano... Allora, come noi abbiamo, o come io ho cercato anche corallo, se andavo in una zona nuova, andavo sulle spiagge, se trovavo delle puntine di corallo, allora sapevo che... E quindi vuol dire che in quel mare c'era corallo. Poi per trovare altre tracce dovevi andare a parlare con i pescatori locali. Se i pescatori locali molto spesso nelle reti prendevano un pezzo di corallo, non conoscevano il valore, lo rompevano, diciamo così, allora già quello aveva un'indicazione più precisa. Wow. E poi dopo, sì, quando sai che c'è un mare di corallo, poi le attrezzature elettroniche ci hanno aiutato, prima gli ecoscandagli per trovare le rocce, le cose, e poi dopo, diciamo, anche dopo, perché ho una lunga esperienza di conoscenza di questa attrezzatura elettronica, addirittura per vederlo, come gli indiani che vanno a cercare le tracce, capisci? Adesso esatto. Tutto questo non esiste più. Te lo ricordi il momento in cui hai trovato il tuo primo corallo? Beh, il primo corallo il primo corallo sulla spiaggia l'ho trovato a Ventotene, okay. Su una spiaggia, evidentemente, però lì non ho mai fatto immersione per trovare corallo, però a Ventotene, okay, ci deve essere qualche scoglio che fa corallo, sicuramente, perché i pescatori, forse qualche centinaia di anni prima, oppure sono capitati lì, hanno preso corallo e hanno pulito gli incegni, diciamo, il corallo sulla spiaggia, hanno lasciato le tracce. Sai che quando hai deciso di farne una professione, quanto in termini non economici ma regolare era il rendimento della tua attività? C'erano periodi migliori, c'erano stagioni, era sempre più o meno stabile? No, io lavoravo con la Mares, diciamo così, e fino all'88, all'89, al 90 non ho avuto problemi, quindi pescavo, okay, un po' di corallo più che altro durante l'estate, e okay, poi devi sapere una cosa, che la Mares era già diventata nel 69 un'azienda americana, quindi AMF, okay, ricevevamo dall'America tutte queste nuove cose sulla pesca, sulle immersioni profonde con le prime miscele, prima le miscele pure, poi le miscele, il famoso trimix, così io le leggevo queste cose, ma non facevo ancora immersione con le bombole. Poi, quando ho finito le gare, ho cominciato a fare qualche immersione con le bombe, ho cominciato a provare le miscele per andare più profondo. E naturalmente poi dopo mi è venuta la pesca del corallo. Pescavo d'estate, okay, soltanto, facevo alcune immersioni a Procida sugli 80-90 metri, prendevo un po' di corallo. Ma poi quando...
Ma poi quando, diciamo, ho lasciato l'azienda, allora sono andato in Algeria e per me quello era il primo mestiere. Quindi pescavo solo e esclusivamente corallo. Facevo anche 200 immersioni in un anno, anche 250 immersioni. Io in tutto Mamma. ho calcolato che ho più di 2000 immersioni, sicuramente oltre i 100 metri. Prova a rientrare nell'ambito pesca in apnea. Ho parlato con non pochi personaggi, diciamo, del settore, e ho sempre il desiderio di provare ad intuire, a capire qualche segreto rispetto al fare il pesce, in termini di trovarlo e riuscirlo a catturare. Anzi, direi più trovarlo, più che riuscire a catturarlo. Ed emerge sempre che è una questione di sensibilità e chiaramente di esperienza. Però una parte di me mi dice che sì, questo è vero alla base, però secondo me c'è qualcosa che ti riesce a garantire le catture nell'arco del tempo. Altrimenti non si spiegherebbe che io un'uscita su 10 trovo del pesce, e magari quello che chiaramente ci va più regolarmente e più spesso riesce ad avere più regolarità nelle catture. Tu hai capito qualcosa nei tuoi anni passati in mare rispetto alla presenza del pesce in una zona piuttosto che in un'altra? Ma guarda, Christian, io ho fatto una conferenza, diciamo, in cui c'erano dei grossi campioni dell'apnea e ho parlato anche io di apnea a modo mio, perché naturalmente non ero uno che faceva 5 minuti di apnea, andavo a 200 metri come fanno oggi, non avevo queste capacità. Poiché sono piccoletto, diciamo, mo sono un po' ingrassato, ma allora ero proprio una lucertola. Non avevo nemmeno 4 litri di apnea. E quindi, figurati, la prima volta che andai a fare una visita medica per avere l'autorizzazione a fare le gare, il medico disse: "Ma tu non tieni nemmeno 4 litri, 3 litri e mezzo, che vuoi fare? Non può fare niente, capito?" Però per me era una fissazione questa cosa, per cui diciamo, mi informavo, studiavo, cercavo. A casa mi chiamavano lo scemo dell'apnea, perché apnea, insomma, adesso più o meno ti dico qualche cosa e ti racconto un po' i miei trascorsi dalla mia gioventù con l'apnea. Insomma, io andavo a scuola quando facevamo il dizionario il compito di italiano a scuola, ci portavamo questo dizionario sotto al braccio, se ti rendo tu non nel caso, diciamo. Ma a noi era così, questo librone dove c'era. E un giorno vado a vedere sopra il dizionario che cosa significava in apnea, perché ero un ragazzino, diciamo, c'era stato il record di Booker in apnea. Noi non dicevamo, io quando dicevo vado a pescare a Castel dell'Ovo a fiato, dicevo a casa, non dicevo in apnea, non sapevo nemmeno che significava apnea, capito? Allora vado ad aprire il dizionario e leggo apnea. Sinonimo di apnea era asfissia, mancanza di respiro e cose varie. Dicevi, ma come fanno? Credo no. Però pronunciando questa parolina fantastica, apnea, mi sono reso conto che se dicevo vado a pescare a Mergellina in apnea, parla tranquillamente, lo potevo dire. Se dicevo vado a pescare a Mergellina in asfissia, poi mi trovavo senza respiro, in mancanza, capisci? Allora dicevo, come può essere sinonimo di apnea? Apnea sono due sillabe, una è ispirata e l'altra è espirata. Se tu la pronunci lentamente con un breve intervallo, apnea, apnea, è la respirazione, la vita. Se tu dici asfissia e poi lo dici appresso appresso asfissia, asfissia, da un po' ti devi fermare, se no vai in sincope. Allora io a casa non facevo altro che pronunciare questa parola, apnea, apnea, e a casa naturalmente mi avevano chiamato lo scemo dell'apnea, capisci? E quindi questo è il discorso dello scemo dell'apnea. Poi naturalmente ho cercato di fare le gare, ma non ebbi, diciamo, l'autorizzazione, perché il medico così, poi piano piano l'anno successivo invece mi dette l'autorizzazione. Poi mi sono reso conto che il nostro sport, la pesca subacquea, non parlo di apnea pura perché quella è un'altra cosa, la pesca subacquea
tu hai un lavoro da fare sott'acqua e per fare questo lavoro devi essere lucido. Quindi come puoi, diciamo, se non sei lucido sott'acqua non puoi fare un lavoro proficuo, efficace. Un lavoro così. Sì, quindi sì. Era importante la lucidità per me. Quindi era importante per me essere lucido, e poiché avevo sempre poca apnea, le mie apnee anche durante le gare erano brevi, però poiché facevo molto allenamento e cose varie, avevo dei ritmi elevatissimi in acqua, quindi facevo apnee brevi, okay. Però rendevano okay. Molto, diciamo, perché ero sempre lucido in quel breve tempo. Ok, tu quindi vedi, velocità Christian, di azione. Ti è mai capitato a te di andare sott'acqua, vai in una tana, trovi tanti saraghi? E stai col fucile là e dici, mo sparo questo, non sparo quello, mo sparo quello, alla fine arrivi al limite dell'apnea, non spari nessuno e torna a casa. Vuol dire che hai perso la lucidità. Hai capito? Okay. No. Allora, okay. L'importante è essere lucido. Okay. L'ambiente okay. Marino è così diverso per noi, diciamo, terrestri, perché devi imparare a trattenere il respiro, che è uno stimolo, lo stimolo più importante della vita. E devi ragionare durante quello stile. Non hai, diciamo, c'hai tre equilibri, perché a galla sei galleggiante, poi vedi che gli astronauti sì. Solo per l'equilibrio fanno degli allenamenti incredibili in vasca, perché loro stiamo parlando di una sensibilità incredibile, poiché io personalmente sono, quando vado in acqua ho così tante cose per la testa, ho così tanto poco tempo e voglio fare così tanto che finisce che non concludo niente. Tu stai parlando di una mentalità, di una forma mentis in quel momento che è oggettivamente sgombera da tutto, al punto da darti la possibilità di concentrarti su quello che ti sta accadendo attorno, certo, ed essere lucido in termini poveri. Perché, quindi questo diresti che è la regola numero uno per portare la regola risultati. Numero uno, sì. E poi io per allungare le mie apnee pure facevo lavoro anaerobico, tutte queste cose, ma non servivano a niente. A me per avere la lucidità dovevo avere un tipo di allenamento che mi consentiva di avere, diciamo, per quel breve tempo possibile essere, diciamo, ben decarbonizzato, ben ossigenato, di avere, diciamo, completamente smaltito tutti i prodotti degli sforzi precedenti. E quindi okay, tu per poter avere un buon allenamento devi fare solo una buona preparazione aerobica che ti fa recuperare subito, che ti fa essere lucido, che ti fa abbattere tutto l'acido lattico che si forma nei tuoi tessuti da un'apnea precedente, capisci? Per me, quando ho cominciato a fare questo tipo di allenamenti, diciamo così, ho cominciato a vincere tutte le gare. Ok, e in termini invece di pesce, di comportamenti di pesce e condizioni, c'è stato qualche indizio o c'è una regola base che metti davanti a tutto quando entravi in acqua e volevi trovare una tana, volevi trovare del pesce fuori? Su cosa ti concentravi una volta che mettevi la testa sott'acqua? Ma io veramente non ero, quando se parliamo di gare, diciamo... non ero quello lì che andavo a segnalare il giorno prima la tana della Cernia, le tane dei Sari e cose. Mi sceglievo una zona del campo di gara, che è quella dove vedevo più pesci, diciamo, diffusi nella zona, anche se non avevano. E lì poi dopo cercavo di fare tutta la giornata di gara. Ma ho visto che quando poi avevi la fortuna, semmai 3 giorni prima della gara, di trovare una tana con una cernia grossa, ci ritorno dopo la gara, quando ci ritorni dopo la gara, durante la gara, poi dopo non sempre la trovi e ti sei, diciamo, se hai fatto un programma su quella cernia che dovevi prendere, si scombina tutto. Invece io ero tranquillo, mi sceglievo la zona che secondo me era la migliore possibile, non perché entravo in acqua 5 ore le svolgevo, sempre con molta velocità, diciamo, molte immersioni, e cercavo ad alto questa ritmo. La mia tecnica pensi... che mi ha consentito di... Quando andavo a pescare da duvetti, mi piaceva esplorare, mi piaceva molto
fare quel tipo di pesca, diciamo, che a noi piace molto, l'aspetto allora per gli identici di tutti quei pesci. Era ti fai trasportare dal momento, sono chiaramente esperienze differenti. Pensi che la preparazione estrema che oggi c'è nelle competizioni di oggi sia prettamente, unicamente il risultato del fatto che il pesce è quasi scomparso nel basso fondo e quindi non si può fare altrimenti? No, oggi sì, c'è abbastanza, abbastanza, lo vedo che vanno parecchi giorni prima sulle zone, sui campi di gara. A me veramente questa è una cosa che non piace tanto, ti devo dire la verità. Quando noi facevamo le gare, io Gasparri, non so, si faceva il campionato italiano, era in 3 giornate, si andava 4-5 giorni prima, non si andava un mese prima, oppure poi dopo, durante l'inverno, per 15 giorni, un altro mese, oppure addirittura oggi mandano dei loro ragazzi in una zona. Io ho visto un campionato europeo fatto qui a Stintino, un campionato italiano, alcuni hanno mandato dei ragazzi che andavano a cercare per loro, dove pensavano che durante la gara l'atleta non sarebbe andato, toglievano i pesci da altre parti, tutte delle cose, sì, diciamo, sì, strane, sì, che sì. A me non piacciono proprio queste cose. Cosa ti sentiresti di consigliare ad un atleta di oggi e ad un amatore di oggi riguardo alla pesca subacquea per migliorarsi? Ma guarda Cristian, io un po' già dal 1974 volevo trasformare completamente la pesca subacquea, almeno le competizioni, e questa volta questa cosa avrebbe dovuto influire anche sulla pesca sportiva, che noi tutto sommato i pescatori subacquei siamo quelli che fanno le gare, siamo dei pescatori sportivi, quindi ci dovremmo attenere a delle forme, una mentalità etica. Per cui nel 74, poi nel 76 feci una gara, consigliai delle regolamentazioni diverse che non consentivano più al subacqueo di portare, per esempio tu entri in un natano, ci stanno 30 asaraghi e li prendi tutti e 30, non va bene secondo me, non c'è più poi tanta bravura in queste cose. No. Allora sì. Era una gara fatta sulle specie, per cui tu dovevi prendere 2 esemplari per ogni specie, o 1 esemplare, secondo se la specie era in sofferenza oppure no, e poi c'era un punteggio particolare fatto sulle specie, che ha dato i suoi risultati, che poi dopo noi per 2 o 3 anni che abbiamo fatto queste gare, abbiamo notato che facendo il punteggio classico alla fine era uguale, diciamo, cioè i vincitori sarebbero stati gli stessi che di quelli, diciamo, che della normalmente ci sarebbero stati con a specie, capisci? E quindi automaticamente se si fa una gara si possono prendere meno pesci e poi alla fine si può premiare sempre il più bravo, sempre il più cose. È meglio prendere meno pesci. Questo è una cosa che io ho cominciato a suggerire dal 74-75, ma oggi non hanno, cioè ancora non è complicato cambiare le cose. No, non hanno voluto cambiare le cose, hanno scopiazzato qualche cosa dal mio regolamento, che però non ha, diciamo, non ha attecchito. Perché tu oggi puoi prendere 10 specie e dopo 10 specie praticamente non ne devi prendere più di pesce, perché c'è, tu vai in un natano, stanno 20 sari, ne prendi 10, non è bravura, capisci? Ne devi prendere due. E poi devi andare avanti a cercare altre specie. Un'altra specie, che è come funziona qui in Inghilterra, sai, le competizioni si fanno che puoi prendere massimo 2 pesci per ogni specie, e vengono... Guarda, la competizione era fatta così, tu dovevi prendere 2 pesci per ogni specie. Ora, in linea di massima, c'era un coefficiente di difficoltà anche sulle specie, che però si può eliminare. Allora, tu la prima specie ti vengono assegnate 500 punti. Prendi 2 sarghe, hai 500 punti solo come coefficiente specie. Nella seconda specie, prendi un tordo, coefficiente specie 1000 punti. Allora tu hai la somma di 1000 più 500. La terza specie, 1500 punti. Cioè avevi una progressione aritmetica il cui era 500. Allora tu quando arrivi alla quinta, alla sesta specie, hai solo, già solo per la specie presente, hai 5.000, 6.000 punti, come se avessi pigliato una serie. Quindi tu hai, diciamo, sei sollecitato a prendere più specie possibile, perché
più specie prende, più ti aumenta questo coefficiente, diciamo così. È più ecosostenibile, ti dà più quel senso di sfida per il pescatore che deve No, andarsi a poi cercare le specie. Cristian, vedi, oggi le gare si fanno sulla profondità, capito? Invece quando tu hai una gara sulle specie, non è che devi andare per forza. Quando hai preso una cernia e stai a fondo a 40 metri, vanno a 40 metri questi ragazzi, anche a 50 metri alcuni di loro, Sì. capisci? Poi devi andare a trovare i sarghi, i tordi, le salpe, le corvine e Sì, così è via. un discorso che affrontavamo anche con Nicola rispetto alle batimetriche e ai periodi delle gare che dovrebbero essere fatti in momenti in cui non ci sono i bagnanti e così via. Assolutamente, concordo. Sarebbe sicuramente più stimolante e anche come suggeriva Nicola, avvicinerebbe di più i giovani poiché avrebbero la possibilità anche loro di competere, quindi cacciare salpe, pesci più Aspetta, semplici. non ti sento bene, sai che faccio? Vado a prendere un momentino l'auricolare, me lo metto così ti Ok, sento meglio. un consiglio per migliorare l'esperienza del pescatore amatoriale. Sì, e Cristian, devi imparare un pochettino a conoscere il mare. Se tu sei un Ok. pescatore della domenica e vuoi prendere qualche pesce in più, ti vedi un pochettino il tempo. Allora, vedi che oggi è una giornata. Tu dove sei? Da dove telefoni? Io dall'Inghilterra, lascia Ah, stare. dall'Inghilterra, bravissima, pure là, fantastico. Allora, io per esempio quando pescavo d'inverno, per prendere pesce andavo in 1 metro d'acqua, nelle onde, Ok. a Napoli, capisci? Non andavo a pescare a 30 metri, a 40 metri, vedo? E quindi mi regolavo sempre un pochettino con il tempo, con la corrente. Poi quando veniva l'estate, che io pure entravo più in forma e cose varie, però andavo a pescare anche più profondo. Naturalmente se c'era acqua limpida mi potevo vincere qualche metro più profondo, perché da sopra potevo vedere gli scogli, le cose. Se non c'era Quindi corrente, quindi potevo andare. associare il tempo e il meteo alla presenza o meno di pesci e creare un'idea di questo. Se volessimo dare un consiglio invece ad un agonista di oggi per migliorare le sue performance, cosa ti sentiresti Ad di dirgli? agonistica io dico a tutti quelli che mi chiedono di fare un buon allenamento aerobico, Ok. perché l'allenamento aerobico ti fa essere sempre pronto per tenere un elevato ritmo di immersione e di essere lucido sott'acqua, perché tu se non hai una buona capacità di ossigeno, se non hai fatto un buon allenamento aerobico, non sei lucido perché in mancanza di ossigeno, diciamo quasi in asfissia, non puoi essere lui. E Ok. naturalmente, se hai un buon allenamento aerobico, fai molte immersioni, perché tu con questo allenamento che hai fatto, il cuore riesce a recuperare prima e sei in grado prima di fare una breve iperventilazione e fare l'immersione successiva. Secco. Ok. Poi dipende, se devi andare profondo, allora naturalmente. Ci sono tante cose. Oggi i ragazzi che vanno a fare le gare a 50 metri, 55 metri, hanno degli ecoscandagli molto perfezionati a bordo, vedono la cernia dall'ecoscandaglio dalla barca, così in candela, già vicino agli scogli, fanno quella immersione a 50 metri, vanno a prendere quel pesce. Allora, tu sei un Perché uomo fortunato, sai, tu sei sono un un uomo uomo fortunato? fortunato, perché sei in Perché? Inghilterra, in un Io voglio posto dove io tornare. In un Dimmi, posto dove raccontami. io mi vedo tutti i video dei pescatori subacquei che stanno in Inghilterra e vedo delle pescate eccezionali con queste, le spigole che ci sono lì, sono una cosa incredibile in alcuni punti dell'Inghilterra. Cioè, A me adesso cade la faccia a terra perché è da 8 anni che sono qui e non sono riuscito a prendere una spigola che vada oltre il chilo e mezzo. Allora io sono andato a pescare in questi ultimi anni, che sono diventato un vecchio, ho pescato in tutti i mari del mondo. Perché tu devi sapere una cosa, che la pesca subacquea, contrariamente a quello che si pensava e quello che ancora vogliono far pensare, è l'unica attività subacquea
che ha avuto un successo sempre crescente in tutto il mondo. Mentre l'immersione con le bombole, i diving, cose, sono entrati in una crisi spaventosa, quelli più bravi fanno l'elio, le miscele e cose varie, diciamo così. Però la pesca subacquea è l'attività più, diciamo, seguita in In tutto il mondo crescita. come attività subacquea. Allora, se tu vai sul globo terracqueo e trovi un'isola sperduta in mezzo all'oceano, non so, l'isola di Socorro, l'isola di Coso, queste isole sperdute, disabitate, e vai su YouTube e scrivi spearfishing in questo il nome di quest'isoletta, e ti vedi che uscirà un video di un fessacchiotto che è andato là sotto a fare la pesca subacquea in quest'isoletta. Spearfishing in, no, in Alaska ce ne stanno tante, in Siberia. E vedi che Ciao. c'è il nostro carissimo amico Putin che va a fare la pesca subacquea d'inverno dentro ai fiumi della Siberia. Non hai Fantastico. mai visto questo? No, no, Allora ma lo vai a andrò a fare cercare spearfishing sicuramente. in Siberia. Esce Putin che va a fare la pesca subacquea con uno stern e con le pinne lunghe sotto ai ghiacci. Allora tu Incredibile. scrivi spearfishing in Inghilterra o spearfishing in queste regioni dell'Inghilterra ed escono decine di video di cui c'è un ragazzo che viene a pescare pure in Italia, che è bravo pure a cucinare il pesce, Che e si tu forse lo chiama conoscerai in Daniel, Inghilterra, che e ti si vedi chiama delle cose Daniel Mann. eccezionali, acque limpidissime, branche di spigole a migliaia, che tu devi, hai la difficoltà solo di scegliere. Allora tu, perché conosci le coste un pochettino, devi essere furbo, perché dietro devi vedere la costa, che, anche se non ti dice dov'è, però tu riesci a capire, perché ti conosci un punto della costa, qualche cosa, Sì, e ci sì, vai. sì, sì. E vedrai che piglierai un Niente. sacco di spigole. Spionaggio con Massimo Scarpati, fantastico. Allora, questo ragazzo di cui parli si chiama Daniel Mann e ho avuto il piacere di pescarci insieme in Sicilia. Siamo usciti insieme, ci siamo registrati allo stesso club di pesca subacquea e di recente è Non stato lo anche so come all'Isola si del chiama, Giglio. io Un ragazzo fantastico. è uno Lui va a giovane che fa pescare. anche lo cucina anche molto bene il pesce, fa anche Sì. gli spaghetti perché lui Con le dopo che ha pescato capestane. questi pesci li cucina e fanno il video con gli amici. Ho Lui va a capito. pescare in Cornovaglia e nel E in Devon, che sono Cornovaglia le. vanno a pescare, prendono un sacco di pesci. Sì, E sono se le tu zone più belle. mandami la tua email, che io ti dico i video, ma tu li puoi vedere, vai su Sì, sì, sì. YouTube, fai Sì, no, spearfishing in Cornovaglia e vedrai. c'è da Prendono. girarci. No, tra Ci l'altro, sarebbe da andarci. in alcune zone del sud pescano pure un'orata, pescano un pesce piatto che sembra un sargo, ma non è un sargo, è una tannuta. Le tanute, sì, ci sono le tanute, ci sono anche delle orate qui e a quanto Beh, ci sono. pare negli ultimi anni hanno trovato anche dei saraghi, diciamo oceanici, Ah, ecco. però più fuori, diciamo, Più quasi fuori, ho capito. influenzati dalla Francia, ecco, mettiamola così. E Poi pescano. Se vai più a poi. nord, ci sono dei video dove pescano i merluzzi, i pollock. Sì, tu hai avuto Io modo di pescare tu in Inghilterra? ho vinto un campionato europeo in Irlanda. Ciao, e com'è andata? Ho preso più pesci di tutti quanti, erano tutti merluzzi, pollock. Ho preso quasi, in Fantastico. 2 giorni ho preso quasi 100 pesci, ero velocissimo. E ho vinto i No, campionati guarda. europei. Come ti muovevi in acqua? Qual era la tua strategia di gara, dato che Ma non c'era quel parliamo di giorno, pesca c'era spugnale? mare, era in Irlanda, era come si chiama quel posto? Kilkee O'Clair, Ok. in un paesino dell'Irlanda, diciamo così, Kilkee O'Clair si chiamava. C'era anche mare grosso. Io, poiché ero abituato a pescare col mare grosso e c'avevo i fucili buoni, diciamo, preparati da me, Ok. allora questi merluzzi da 1 chilo, 1,1 kg, 1,2 kg, il peso minimo era 1 chilo, li Ne sparavo bene prendesti. anche distante, a mezza acqua, sul fondo, diciamo, in tutti i modi li Sì, sparavo. sono abbastanza semplici. Ed era vietata il prelievo della Wrasse. La Wrasse Sì. sarebbe quel tordo grande che c'è, Sì. perché ce n'erano migliaia, tane piene di queste, allora l'avevano vietata, giustamente. È di dimensioni enormi. Enorme, infatti, era vietato quel pesce là.
sì, ed è ancora oggi, ancora è vietato. Ascoltami, io non terminerei mai questa chiamata perché è veramente... Ma chiamami un'altra volta, se vuoi continuiamo. Lo faremo. Voglio chiudere questa conversazione, Massimo, con un tuo consiglio verso chi è che ha difficoltà nel fare nella vita. Una vita come la tua è sicuramente stata una vita non semplice, travagliata, è una vita in mare è tanta roba. Ma per me, è diventata una professione, perché quindi è stato facile, perché anche il corallo c'era una passione alla base. E quindi così. Ora, se tu il tempo di un'apnea te lo mando, ce l'hai? Io lo posso trovare online. Lo posso trovare online. No, okay, quindi, tempo, allora online trova il tempo del corallo. Okay. Poi mi mandi il tuo indirizzo con le mail e l'indirizzo così, e io ti mando quest'altro libro, Il tempo di un'apnea, che non si trova più. Bene, però ce n'ho ancora un po' di copie e te lo mando. Questo te lo regalo. Mi mandi l'indirizzo. Grazie. E tu ti leggi tutti e due i libri, poi dopo ne parliamo, perché è tutto scritto là dentro. Anche la storia del corallo è bellissima. Va bene, allora diciamo a chi è che guarderà questo video, ascolterà questa conversazione, che se volete trovare la forza di affrontare i problemi della vita e volete trovare delle soluzioni a qualcosa che sembra impossibile, andate a leggere questi libri. Perché parla proprio di questo, perché devi sapere una cosa, io ho pescato corallo e quando ho cominciato a pescare per davvero corallo mi fu diagnosticata la sclerosi multipla, che io ho la sclerosi multipla, eppure ho lavorato fino a 140 metri a prendere corallo. Niente. Guarda, senza darmi una risposta mi hai dato tutte le risposte di questo mondo e io te ne sono profondamente grato e ne sono onorato, e mi dispiace, mi sento di non avere reso giustizia a te e a quello che hai fatto. Mi piacerebbe sicuramente continuare queste conversazioni e troveremo il tempo di farlo. Perdono il pubblico se ti ho parlato di sopra, ma sono un vulcano di emozioni in questo momento. Ma figurati. Mi sento fortunato ad averti conosciuto, Massimo. Ti ringrazio tantissimo. Va bene. Ragazzi, andate a prendere sti libri e fatemi sapere, fateci sapere che cosa ne pensate. Grazie, così ne parliamo di più. Assolutamente. Va bene. Ti saluto, Cristian. Una buona giornata. Ti abbraccio. Ciao.